tutti i video tutorial dell'applicazione Ariston Net, che funziona con tutte le caldaie della serie One, quindi Genus One, Class One e anche Altheas, e poi anche delle caldaie dove c'è installato il Sensus Net. Apriamo l'applicazione premendo il tasto Ariston Net ed eccoci qua. Questa è la parte della programmazione che faremo fra poco. La schermata principale è questa qua. Da qui noi possiamo scegliere se utilizzarlo in manuale o col timer. Il simbolo della fiammetta sta a significare che c'è il bruciatore acceso. Ci sono 17,4 in ambiente e ne stiamo richiedendo 20. Questa è la temperatura dell'acqua calda sanitaria. Se io premo sul simbolo della richiesta del calore sui termosifoni, ho la possibilità di, scorrendo, cambiarla oppure confermare il 20. Lo stesso vale per la temperatura dell'acqua calda. Premo, ce n'è 48, posso volere 52, e qua compare 52. Oppure premo, lo posso riportare a 48. Se cambio pagina, ho la possibilità di vedere i miei consumi energetici. La caldaia è appena stata attivata, quindi non abbiamo storicità. Premendo nella parte bassa ho la possibilità di vedere i consumi energetici dell'ultima settimana, l'ultimo mese, ultimi 30 giorni, vedete, settimana, ultimo giorno, 24 ore, oppure l'ultimo anno. Se scorro abbiamo la possibilità di programmare. La caldaia fa due temperature. In questo caso c'è settato 16 gradi e 20 gradi. Immaginiamo di scegliere un giorno qualsiasi della settimana per poi ripetere negli altri giorni. Io gli dico che bisogna che mi scaldi a 20 gradi dalle 5 e mezza del mattino fino alle 7:30, perché poi si va al lavoro o accompagnare i bimbi a scuola. Quindi 7:30, e questo aggiunge intervallo, quindi posso aggiungere un altro intervallo, facciamo il pomeriggio. Dalle 17 aspetta, il dito qua non ci accompagna, quindi facciamolo di nuovo. Dalle 17 e poi orario fine comfort fino alle, facciamo 22. Appena abbiamo completato, che qua vede compare l'orario, appena abbiamo completato pigiamo sul tasto salva e lui già l'ha salvato. Infatti vediamo che sul lunedì già abbiamo questo orario. Lo stesso vale per tutti gli altri giorni. Se volessimo cambiare la temperatura da qua, possiamo anche portarlo che sto a 16 e mezzo, e questo a 21, come preferite voi. Importante alla fine sempre salva. Poi se scorriamo ancora un po' ci porta dove abbiamo le varie attività che abbiamo appena fatto. Quindi abbiamo fatto variazione della programmazione, modifica della temperatura comfort, modifica della temperatura dell'acqua e ancora modifica della temperatura dell'acqua. Scorrendo possiamo tornare benissimo alla schermata principale. Da qui posso andare a decidere se, premendo questo simbolo, se siamo in modalità inverno abbiamo acqua calda e termosifone. Se io metto in modalità estate ci sarà solo l'acqua calda e quindi escluderemo l'utilizzo dei termosifoni. Rimaniamo in modalità inverno.
Da qui posso decidere se usare la programmazione oppure se utilizzare il manuale. Dopo aver dato chiaramente la programmazione, pigiamo qua. E lui ci chiede, sei sicuro di voler impostare la modalità programmata? Sì, perché già l'abbiamo fatto. E premiamo ok. Da questo momento seguirà la programmazione che gli abbiamo dato. Grazie a tutti per l'attenzione, Bruno Service Clima, servizio clienti Ariston Thermo, Service Top Partner.